messaggio di grande serenità, nel senso che qua non c'è nessun dissesto, nessun crack finanziario, anzi noi ci stiamo enormemente riprendendo dalla crisi economica, proprio adesso stiamo cominciando a uscire da un tunnel nel quale ci avevano portato senza via d'uscita. Oggi vado a portare, come dire, la determinazione, il coraggio, la vitalità, la voglia di unità, la voglia di attenzione e anche l'indignazione della nostra città, che sinora è stata alquanto abbandonata da chi aveva il dovere di guardare al sud in modo diverso. Quindi avrò una serie di incontri oggi pomeriggio, stasera, domani mattina e una lunga serie di incontri che nel prossimo mese farò, perché è giusto che ci sia l'adeguata attenzione, Napoli abbia quello che si merita, quello che ha, di cui ha bisogno, quello di cui è dovuto. Quindi non vado a chiedere la legge speciale per Napoli, come dice qualcuno, non andiamo a chiedere corsie preferenziali, noi siamo per l'uguaglianza. Finora abbiamo avuto una disparità di trattamento rispetto ad altri e soprattutto pretendiamo che insomma questa città venga inserita in una cornice giuridica di normalità, in modo che con le nostre gambe possiamo uscire da un crack finanziario nel quale qualcuno ci voleva condurre.